Adesso volevo dire una cosa a proposito anche della lista d'attesa per l'accesso ai servizi di terapia, però intanto a proposito del linguaggio vi dico che sicuramente è una delle richieste più diciamo, frequenti per la valutazione e le consulenze. È uno degli ambiti che viene più facilmente diciamo osservato dai genitori stessi, quindi scuole e pediatri sì, ma anche i genitori a volte in autonomia, vedendo che il bambino non ha uno sviluppo del linguaggio adeguato, si rivolgono a dei centri di valutazione. Ora, su entrambi gli aspetti che avete citato, volevo dire una cosa, che rispetto ai 12 mesi, tu giustamente dicevi, il linguaggio è l'unica che rimane costante come area di vulnerabilità anche dopo i 12 mesi. In verità adesso un dato che volevo riportare con la scheda che vi propongo, che è stato raccolto dai pediatri dell'Abruzzo e lo stiamo analizzando con un sistema anche di tipo statistico, ci dice paradossalmente che la scheda nostra di rilevazione può rilevare le vulnerabilità nei primi 6 mesi di vita, poi c'è un momento in cui sembra che il rischio si riduca notevolmente, i 12, per tornare nuovamente intorno ai 2 anni. Questo potrebbe essere, da una parte stiamo riflettendo, da una parte legato proprio al linguaggio, perché fino a 1 anno e mezzo è difficile che venga posto come problematica. Ce ne possiamo accorgere, però è molto difficile che questo avvenga per varie ragioni, ma vi dico che ci sono ancora bambini che a 3 anni non vengono mandati perché si aspetta che sia il parlatore tardivo. Purtroppo, e mi ricollego al discorso della Bailey, purtroppo saper differenziare un ritardo semplice di linguaggio da un ritardo complesso di linguaggio, da un disturbo specifico di linguaggio e da un disturbo misto di linguaggio è una cosa che prevede una certa competenza. Abbiamo la fortuna il 23 febbraio di avere la collega, la dottoressa Palladino, che è logopedista, che parlerà di tutti i presupposti, i prerequisiti per il linguaggio e delle correlazioni fra la sensorialità, l'alimentazione, il linguaggio, quindi tutto questo aspetto di cui assolutamente dobbiamo occuparci, perché è una problematica diffusa, tanto diffusa. Per la lista d'attesa, a proposito, volevo dire questo. La Roma 1, sostanzialmente, l'ASL Roma 1 ha da poco diciamo approvato il documento, abbiamo partecipato ai vari centri di riabilitazione e abbiamo firmato il documento per la lista d'attesa unica. Chiaramente non è immediatamente attuativo, nel senso che per quanto ci sia già la programmazione degli incontri, del file Excel, di tutto quello che sarà, in questo momento, pur avendo tutti, diciamo, condiviso uno schema per l'inserimento in lista d'attesa, ancora manteniamo delle liste autonome. Chiaramente però uno dei criteri più importanti, è ovvio, è quello della gravità, perché i bambini più gravi hanno una priorità su quelli meno gravi. Vi voglio dire però anche che i bambini più piccoli hanno una priorità su quelli più grandi. Ora, a questo, per fortuna, si aggiunge un criterio di necessità. Necessità che significa che se un bambino di 5 anni entra in lista d'attesa e teoricamente è vecchio per la lista d'attesa, non è giovane, se ha una fragilità proprio in aree che sono prerequisiti dell'apprendimento, io posso, diciamo, fra virgolette, scavalcare la lista, ma chiaramente non la scavalca tutta, è dinamica questa lista d'attesa, ma c'è un punteggio che per quel bambino che ha 5 anni e dovrà andare in prima, dove la finestra di intervento è quella, non perché è grande e piccolo, o è adesso o no, oppure poi parleremo di DSA, oppure poi parleremo di ritardo, di board, cioè poi ci dovremo occupare di tutte le altre conseguenze, quindi anche la lista d'attesa, anche l'inserimento in lista d'attesa deve essere fatto secondo un criterio, prima di tutto clinico, integrato, eccetera, eccetera, che sicuramente tiene conto di punti saldi che sono la gravità, le diagnosi, i codici diagnostici e l'età del bambino, però sappiamo anche che ci sono delle condizioni sulle quali necessariamente noi dobbiamo intervenire in una determinata fascia di età. È verissimo che non c'è ovviamente la possibilità di rispondere a tutta la richiesta. Questo è evidente, perché solo noi abbiamo 800 bambini in terapia e 670 in lista d'attesa, quindi è chiaro che
non si riesce a coprire il fabbisogno, però è sicuramente anche questo un movimento, diciamo, nell'ottica di ottimizzare quantomeno le finestre, i momenti. E comunque, scusami, mi interrotto. No. Cioè, volevo dire che non è solo questo, è anche la fisioterapia respiratoria. Sì, tutte le riabilitazioni. Le varie problematiche, certo, sul tutto. Territorio purtroppo devono essere portate avanti, se no si lavora inutilmente, perché anche lì sulla funzione respiratoria tu hai un tempo X in cui puoi intervenire, dopodiché chiaramente anche lì è inutile andare avanti, o sull'alimentazione e quindi sui problemi legati a Io vi quello. Posso dire una cosa, per esempio, non solo sulle altre esenzioni, vi posso parlare di quelle che riguardano l'ambito riabilitativo prevalentemente neuroevolutivo, diciamo così, che mentre ovviamente i bambini con la legge 104 anche loro hanno una priorità rispetto agli altri, a parità di età, di tipologia, eccetera, esiste la possibilità per alcuni tipi di disturbo, vi faccio l'esempio del DSA che però è normato da una legge particolare che è la 170, ma per alcuni tipi di diagnosi esiste la possibilità che i genitori ricevano l'indennità di frequenza pur non avendo la legge 104, il che significa che se loro hanno una diagnosi e la fatturazione della terapia privata, sono fra virgolette coperti, 260 euro al mese, anche per le terapie eventualmente private, però non so nelle patologie di altra natura cos'è previsto dall'indennità di frequenza. Cioè, allora, è vero ma non è vero, nel senso che noi genitori vengono e ci chiedono di fare la richiesta dell'indennità di frequenza. E, diciamo che nel disturbo specifico dell'apprendimento 9 volte su 10 viene bocciata. 9 volte su 10 viene bocciata, non gli viene data una lira. È rarissimo, soprattutto adesso, perché non è proprio, cioè non la, a meno che tu non abbia una comorbilità, ci deve essere una certificazione da parte dello specialista che c'ha è un borderline, ha un ritardo, ha una disregolazione emotiva, ha un disturbo dell'ansia. In questi casi forse la commissione si mette la mano sulla coscienza e gli dà questa indennità di frequenza, perché io ne faccio tante, me le chiedono perché sono tanti questi disturbi del linguaggio o dell'apprendimento, ma 9 volte su 10 mi richiamano e mi dicono che gliel'hanno bocciata. Invece per quello che riguarda le altre, la 104 ti dà tutto, il bambino in assistenza domiciliare, quello complesso, ha tutto, dal pannolino all'ausilio, anche, l'ho già detto prima, se c'è una certificazione di malattia rara, c'è anche la possibilità di avere alcuni farmaci che non sono in fascia A, ma che teoricamente sono anche abbastanza costosi e che dispensa direttamente la ASL al territorio, cioè il genitore va, nel nostro caso, all'ospedale oftalmico, alla farmacia territoriale e gli vengono dati i farmaci, per cui non comprano proprio niente. Però è necessaria la certificazione, così come viene fornito il latte speciale per l'alimentazione, piuttosto che prodotti specifici per la fibrosi cistica. Cioè il bambino che ha un'assistenza, una patologia importante, ha tutto. Purtroppo il DSA, l'indennità di frequenza e i disturbi del linguaggio pagano tutto i genitori di tasca loro. Che tristezza. Va bene, ci sono altre domande per questo aspetto? No? Sì. Sicuro. Sicuro, infatti diceva poc'anzi di parlare, certo, la diceva la collega giustamente, tablet, TV, giusto per fare l'esempio più scontato, ma ed è assolutamente vero, perché noi vediamo un'incidenza crescente di bambini che hanno disturbi dello sviluppo e del comportamento legati anche ad abitudini sicuramente non genuine, diciamo, per lo sviluppo, non ecologiche. Ora, mentre però questo sta attivando molte ricerche, guardate, io so, intanto i pediatri ci stanno lavorando tantissimo proprio anche per la sensibilizzazione su questi aspetti, l'uso del tablet e quant'altro, noi abbiamo in atto una ricerca per valutare come sono cambiati i prerequisiti visuospaziali e linguistici dell'apprendimento in base alla modifica, ed è proprio in atto, perché è un dato assolutamente di realtà che aver perso
l'esperienza reale e la tridimensionalità, sia visiva, visuospaziale che motoria, sta alterando, poi per non parlare dell'attenzione e di tutto quello che ne consegue, diciamo l'impulsività, l'iperattività, ma anche sugli aspetti del linguaggio e dello sviluppo in generale, sicuramente bambini sempre più soli perché in famiglie con un solo figlio, al massimo due, bambini spesso con genitori molto grandi, per il discorso che facevamo l'altra volta delle fecondazioni assistite, bambini molto precocemente lasciati con tate, babysitter anche straniere, anche che non parlano la lingua, o volontariamente esposti a trilinguismi precoci. Cioè ce ne sono talmente tante variabili che stanno intervenendo, che sicuramente non è che il problema è che aumentano i disturbi di linguaggio perché i geni si stanno, forse i geni diventano pure più fragili poi, però verosimilmente è molto più l'ambiente che sta alla stimolazione. Quello che ho detto prima, c'è un'ultima cosa, che certo, le mamme vadano più a chiederci: ma sta crescendo bene, ma pesa bene, ma mangia bene, e altre cose magari non è bene. No, sono il comportamento. A 3 mesi questo essere vengono davanti il cellulare e a vedere per i quattro. A 3 mesi perché esattamente. Va bene. Grazie, grazie Elia, grazie tante. Vi do la parola ad Elena, che ci parla di queste schede di screening e di monitoraggio neuroevolutivo che noi, almeno noi pediatri qui, un pochino già conosciamo perché abbiamo partecipato anche noi a quella fase sperimentale attraverso il sistema del Pediatotem. Noi abbiamo modo di mandare ai genitori queste schede da compilare. E vediamo per ogni paziente direttamente poi sulla nostra schermata le risposte che sono state date. Tengo a dire anche ai pediatri che noi adesso, penso a brevissimo, potremo finalmente fare, pensa un po', col consenso della regione, l'MCHAT, che non potevamo fare, cioè che se tu la volevi fare la facevi, se non la volevi fare nessuno ti diceva niente. E adesso finalmente si sta per essere firmato il decreto in regione per questo tipo di screening. Ecco, allora scusate se sono di nuovo io, ma in verità volevo dirvi questo, che esattamente sul discorso del Pediatotem, dal Pediatotem in verità e dai pediatri che lo stanno utilizzando, è venuta l'idea di poter inviare questa scheda ai genitori, cosa che devo dire in prima battuta noi non avevamo ipotizzato, il che da una parte rende chiaramente più rapido il lavoro del pediatra, nel senso che non deve compilarla personalmente, dall'altra parte logicamente espone alla variabilità e alla, del genitore, perché su questo non c'è dubbio. Però una cosa molto carina, per esempio, che mi raccontavano le colleghe abruzzesi, è proprio che loro hanno fatto una sorta di semaforo rosso, giallo e verde in base al punteggio che emerge, esatto, dalla scheda. Quando il bambino entra nel loro ambulatorio, a loro si accende un colore e sanno se quel bambino, se devono porre un'attenzione, esatto, particolare a una, esatto, determinata. Nel senso che tu, quando ti arriva il bambino, se la mamma ha compilato il questionario, quando tu clicchi sul nome del bambino che ti entra, ti si apre la schermata del bambino, tutti i dati che tu hai, anagrafici, patologie, prescrizioni, eccetera, e ti si apre la schermata della scheda evolutiva. C'è il campanello d'allarme, se quella ha scritto una marea di cose, infatti dice non fa ciao, e ti si apre il campanello d'allarme, quello non fa ciao perché gli andava in quel momento di fare ciao, e per il resto sta benissimo. Insomma, devo dire che ad esempio nel mio caso la mamma che l'ha fatto, ma lì era, insomma, lì c'è un disturbo di questo tipo, e tutti gli items erano negativi, il campanello d'allarme era rosso grande così, e ha funzionato bene. È chiaro che non è che ti puoi fidare di quello che ti dice la mamma, di quello che ti dice papà. Il test va rifatto dentro lo studio del medico, dal medico direttamente, non con l'autocompilazione, facendo le domande al genitore e visualizzando il bambino. Dopodiché, se il sospetto permane, non è che il pediatra fa la diagnosi, manda dallo specialista competente. Infatti l'idea della scheda è proprio questa, vi devo dire. Intanto, scusate, soltanto devo fare due premesse, che sono queste. Al di là della importanza, ma dei primi 1000 giorni, lo sapete meglio di me, ma siccome stiamo dentro l'incontro di mezzo, che era proprio sui primi 1000 giorni, ci tenevo a sottolineare che oltre a tutti gli aspetti pediatrici in senso stretto, c'è sicuramente anche quello neuroevolutivo. Poi vi volevo dire, qua non mi compaiono le diapositive, ma non importa, che alla base della formulazione di questa scheda
stanno questi concetti che sono sostanzialmente quelli di cui abbiamo già parlato, però la scheda nasce per individuare delle vulnerabilità, proprio nell'ottica di quello che vi ho raccontato questa mattina. Significa che non è una scheda come può essere la chat o come potrebbe essere la scala dello sviluppo grossomotorio che individua una patologia specifica. È una scheda che vuole essere uno strumento chiaramente di supporto, mai sostitutivo rispetto all'osservazione del pediatra, nel rilevare in base alle diverse fasce di età quei campanellini d'allarme, quei segnali che possono indicare una vulnerabilità del bambino, che in alcuni casi può anche risultare specifica per un determinato disturbo, ma che potrebbe anche rappresentare un processo di non adattamento, di non regolazione, di non organizzazione funzionale, sulla quale abbiamo come intervenire, perché il senso di uno screening, sostanzialmente, voi me lo insegnate, è farlo se ho come rimediare, se no è assolutamente inutile che faccio uno screening su qualcosa se poi, come si diceva, non c'è spazio in terapia piuttosto che altro. Allora il nostro impegno in questo momento è quello di creare proprio degli opuscoli per i pediatri e per i genitori che in base alla vulnerabilità emersa possa dare i suggerimenti operativi. Devo dire molto vicino a quello che è stato presentato poc'anzi e quindi siamo assolutamente in linea, probabilmente un po' diverso come strumento per le fasce di età e per il fatto che unisce sia elementi propriamente di tipo neuroevolutivo che altre osservazioni che apparentemente potrebbero non esserlo, ma in realtà lo sono. E il principio della vulnerabilità sostanzialmente è molto interessante che sia stato portato e descritto da due pediatri, Green e Solnit, che hanno descritto la sindrome del bambino vulnerabile e l'hanno descritta proprio a proposito dei prematuri. Perché quello che loro hanno rilevato è che mentre il bambino superava il suo rischio di morte dopo la nascita, i genitori non superavano l'idea che il bambino potesse morire, quindi che rimanesse un bambino più fragile. Questo determinava nel bambino dei disturbi del comportamento, perché quello rappresentano, che poi vadano dall'ansia di separazione all'iperattività, quello è un fatto di espressività clinica, ma in verità il senso è che il bambino continua ad essere fragile perché l'ambiente lo percepisce come fragile e gli restituisce la fragilità, e quindi è chiaro che quello diventa il suo modello di funzionamento. Allora, appunto, mi sembrava interessante il fatto che oggi uniamo l'aspetto della prematurità con i bilanci e con l'idea della vulnerabilità e citare questo. Ecco, qui c'è, sempre ripreso dagli articoli, tutto ciò che può, far parte di una sindrome del bambino vulnerabile, compreso il vissuto materno precedente alla gravidanza. Poi vi voglio dire che c'è un libro molto bello che si chiama Quando nasce una madre o La nascita della madre, una cosa del genere, e in realtà di Stern quel libro, ma poi ce n'è un altro più recente, Le relazioni genitori-bambini, comunque è di Imbasciati, è l'autore, dove c'è anche un capitolo dedicato alla prematurità e viene ben descritto quello che si chiama transizione alla genitorialità, nel senso che nel momento in cui avviene c'è la gestazione, anche nella mente chiaramente dei genitori, della madre anche in senso più biologico, ma anche del padre chiaramente, si apre un nuovo modo di essere, un nuovo spazio nella mente. E quando la nascita prematura interrompe questa transizione verso la genitorialità, il tempo di recupero può essere molto lento, quindi ciò che si era rappresentato si interrompe o si rompe in modo traumatico. E non solo io devo riparare il trauma sostanzialmente, ma devo creare una rappresentazione di qualcosa che c'è diversamente da come c'era e diversamente da come me l'aspettavo. Quindi è un processo molto complesso, che può godere dell'assistenza anche posturale, di tutto quello che ci diremo, ma che merita un profondo rispetto. E quindi, vi dicevo, è nata sostanzialmente per questi obiettivi.
non era nata per i genitori, ma l'abbiamo riadattata e oggettivamente come primo livello, esattamente come i test, i questionari che riguardano l'ADHD piuttosto che i disturbi, la CBCL per tutti i disturbi del comportamento, piuttosto che il funzionamento adattivo, è chiaro che il genitore in teoria ci dà una fotografia di come il bambino funziona. Poi sta chiaramente al pediatra o agli altri operatori che la utilizzano, perché per esempio la stanno utilizzando in molti nidi in questo momento. Quindi per esempio il gruppo di Latina con cui sto collaborando ormai da più di un anno somministra queste schede ai bambini che frequentano il nido. Quindi può, diciamo, può essere... Allora, la scheda è, scusate, questo diciamo è il progetto che stiamo portando in questo momento avanti, nel senso che avendo un numero di schede sufficienti stiamo valutando la distribuzione, perché se la distribuzione della vulnerabilità è secondo una gaussiana, un po' come i quozienti intellettivi, come tutte, allora ha un valore la scheda come strumento. Poi verificheremo a confronto con scale come la Griffith, la Chat, se corrisponde, se ci dice qualcosa in più o qualcosa in meno, per poi poterla standardizzare. E diciamo è fatta di 5 blocchi di domande suddivise per fascia di età, si risponde con 0, 1, 2, ma in verità sì, qualche volta no. E sono presenti anche alcune domande critiche che sarebbero i campanellini d'allarme sostanzialmente. In quel caso, anche se il punteggio totale non va nel rischio, comunque bisogna attenzionare il bambino. Allora, io ve la faccio vedere, ma voi la trovate sul sito dell'istituto, scaricabile insomma gratuitamente, quindi potete averla quando volete. L'accortezza che avevamo avuto per i genitori era di togliere la leggenda, nel senso che c'è l'indicazione, per esempio, di rivedere il bambino tra un mese, rivederlo tra 3 mesi, andare dallo specialista. Chiaramente questo è più per i pediatri o per... Chi ha il pediatotem lo trova sul pediatotem, ecco, sì. C'è scritto scale di neurosviluppo, ecco, sì. Tra la voce iniziative. E diciamo che le domande sono sufficientemente accessibili a tutti, qualcuna l'abbiamo rimodulata proprio... Francesco Magrimio ne ha fatte cambiare 2 dicendo questo il genitore sicuro non lo capisce, mettiamolo in un modo più semplice. E vado un po' avanti perché le domande chiaramente le leggerete e sarete perfettamente in grado di collocarle nelle varie aree dello sviluppo. Vi posso dire che l'altro impegno che abbiamo, ma dobbiamo avere un numero sufficiente, è creare delle schede di lettura qualitativa di questa, cioè mettendo sopra come il foglio quello trasparente, come sia il lucido, in base a cosa si accende, capire qual è l'area prevalente di però è un progetto un po' ambizioso, però ce la faremo, sono convinta. Quindi abbiamo da 0 a 3 mesi, oddio sono andata, da 0 a 3 mesi, poi da 4 a 6, perché abbiamo suddiviso il primo semestre in 2, visto che i primi 3 mesi sono di grande adattamento del bambino. E come vedete, ogni volta ci sono circa 20 domande per ogni fascia di età. L'altra cosa interessante è che questa scheda, proprio perché segue il principio dell'evolutività, può essere utilizzata come monitoraggio, oltre che come screening istantaneo. Quindi la traiettoria del bambino è interessante proprio per capire se quello che avevo evidenziato nel primo anno e sembrava essere un disturbo prevalentemente di aggancio interattivo o di regolazione, a un anno quasi scompare e poi ritorna ai 2 per il linguaggio, ci dà un elemento clinico di un'importanza estrema, perché ci dice che quel linguaggio non si sta edificando sulla scorta di una interazione non adeguata, non di una masticazione non valida che preclude la fonazione, cioè dobbiamo anche imparare un po' a leggere i dati chiaramente. E poi da 13 a 18 mesi, dove chiaramente uno degli elementi fondamentali è l'indicazione, la triangolazione, l'attenzione congiunta, come nella chat evidentemente, e poi dai 19 ai 24 mesi va un po' più sull'autonomia, l'intersoggettività secondaria e anche qualche prerequisito di funzioni esecutive / cognizione, come vi dicevo. Chiaramente, questa l'avete già vista, le assistenze che possiamo fornire vanno da consigli di accudimento posturale, per esempio il nido, piuttosto che come tenere un bambino,
molto spesso i bambini, al di là della prematurità, ma in generale i bambini che sono stati assistiti per lungo tempo o anche che magari presentano un ipotono fisiologico, parafisiologico, quindi non sindromico, piuttosto che un'iperreattività, startle ne vediamo tantissimi, piuttosto che una tendenza allo schema estensorio, quelli che si buttano all'indietro, i genitori dicono, oppure il bambino che ha le colichette, che tende a estendere le gambe, spesso viene preso per un ipertono degli arti inferiori che non è. In questi casi la triplice flessione, vedete il contenimento a piccolo Buddha, la triplice flessione non solo consente al bambino di stare più allineato, utilizzare il capo e utilizzare le mani, ma consente di ridurre le tensioni, quindi in verità è un accudimento posturale che soddisfa due esigenze diverse e mette l'una al servizio dell'altra. Quando il bambino ha questo lieve ipotono del tronco e quindi ancora le reazioni antigravitarie non emergono, oppure non è stato stimolato abbastanza e quindi non ha il paracadute sufficientemente valido, per esempio un altro suggerimento semplice da poter dare è piuttosto che sempre tenerlo appoggiato, oppure a volte succede lo tengono dall'alto, di tenerlo dal cingolo, vedete, basso. Perché quello è un punto trigger, significa che se io stimolo il bambino lì, chiaramente non facendogli male, solo tenendolo, il bambino fa questa reazione immediata. Quindi sono soltanto, ripeto, senza sostituirsi a nessun trattamento né neuropsicomotorio né di altra natura, però sono suggerimenti che nella quotidianità possono essere utili e vi dirò, sono utili anche in valutazione. Se lo faccio il bambino risponde, ho un dato molto importante che è la trasformazione. Posizione, dicevamo, prona, quando il bambino inizia a sollevarsi. Non tutti i bambini possono stare a pancia sotto allo stesso modo, quindi non è vero che tutti vanno messi a pancia sotto perché così imparano a stare a pancia sotto. Ce ne sono alcuni che, problemi digestivi chiaramente li conoscete meglio di me, ma ce ne sono alcuni che hanno un ipotono assiale tale per cui la posizione prona gli evoca l'estensione, l'opistotono, quindi non è detto che sempre sia il momento giusto per... Così come volevo dire a proposito del girello, che non c'è dubbio che sia da sconsigliare, ma esistono le mamme con due gemelli sole che piangono disperate, allora di fronte a questo è inutile dire non lo deve mai usare perché la mamma ti dice va bene e poi lo usa. Meglio dare un suggerimento utile che per esempio è quello di tenere la mutanda il più basso possibile perché il bambino poggi tutto il piedino a terra. Già questo limita la conseguenza negativa del girello con la punta, l'estensione della punta. Poi se sgravate il bambino dalla forza di gravità e gli consentite di attivare questo, quindi sorreggendolo fino al bacino, anche scaricandogli, vedete, le gambe sotto, lui può attivare molte più competenze e questo ve lo volevo far vedere per l'allattamento. Perché molte mamme disperate di non aver allattato, non aver potuto creare le prime connessioni, perché tanto facciamo per favorire l'allattamento, ma chi non ce la fa purtroppo sente tutte le cose buone dell'allattamento e si sente mancante in quella condizione. E allora anche soltanto dire che l'allattamento col biberon si può anche corredare di tutta la cornice interattiva è molto importante perché spesso il biberon è equivalente a lo allatti tu oppure lo allatto mentre faccio un'altra cosa, anche no, cioè si può godere di quel momento anche in un altro modo. E infine vi volevo far vedere quel video carino di cui vi ho parlato prima perché mostra proprio efficacemente Allora, questo è il video. Scusate, io non so se c'era qualche domanda però sulla scheda, qualcosa di più specifico prima. Volete chiedere qualche... Io le schede le conosco, le ho fatte, anzi le ho fatte fare alle mamme, però le conosco. Avete qualche domanda? Allora, niente, vediamo qui. Chiaramente salteremo dei pezzi perché il video sarebbe molto lungo. Allora, questo è il video della bambina che abbiamo visto prima, quella nata pretermine.
nata pretermine dalla mamma tossicodipendente, nella valutazione è sempre la stessa giornata, però allora questa bambina, vi devo dire, è una bambina veramente molto tonica, cioè con un buon sviluppo tonico-motorio, nel senso che per i suoi 3 mesi, ma soprattutto per tutta la sua storia, è veramente una bambina che ha maturato una serie di competenze e anche regolatorie, vi potrei dire. È però anche una bambina che, come vi dicevo prima, nonostante... No, l'audio lo potrei mettere, in verità... Abbiamo un attimo i violini che ne abbiamo messi tanti. Questo è tanto pesante. Ripeto, la scheda è sul sito. Sul sito dell'Istituto di Ortofonologia. Quindi vi dicevo, allora, questa bambina che ha quell'aggancio relazionale che avete visto prima, quindi quella interazione bella fatta di anche reciprocità e quant'altro, in realtà ha questa condizione ambientale piuttosto sfavorevole, nel senso che la mamma è tossicodipendente, ovviamente non riprendete e ovviamente taglieremo tutto quanto perché la sto trasmettendo come se fossimo un gruppo di colleghi che ne stanno parlando, perché qui si vedono anche i genitori, quindi non la bambina ovviamente abbiamo l'autorizzazione a filmarla e a trasmetterla in sedi chiuse. Questa bambina, vi dicevo, vive in un ambiente sicuramente non favorevole e dopo essere stata per più di 2 mesi in Utin, poi ha passato 2 settimane sì e no con i genitori e i genitori dei genitori, perché non vivono loro da soli. Questa è una bimba che gradualmente è riuscita ad attivare tutta una serie di competenze durante l'osservazione, quindi per esempio da una manina prevalentemente chiusa a pugno, tendenzialmente pronata bilateralmente, soprattutto a sinistra, con le giuste stimolazioni è riuscita a fare una esperienza, cosa che di solito non viene perché non viene stimolata in quel modo, da anche del gioco. Ma la cosa su cui volevo porre la vostra attenzione è, qua va bene, c'è la prova della reazione sia di orientamento, che quindi lei sente lo stimolo, reagisce in un determinato modo, si orienta e poi si abitua, cosa che chi ha studiato la NNS sa benissimo nei prematuri, essere un dato molto importante, quello dell'abituazione e dell'orientamento. Poi, in verità, ripeto, all'interno di un'osservazione tutto può essere utile a valutare l'integrità dei vari aspetti. Vi volevo mostrare le sequenze interattive perché quello è veramente molto interessante. Allora, voi avete visto il pezzettino che vi ho mostrato prima, che è un'altra sequenza, non fa parte di questo video. In questo momento la bambina sicuramente è meno disponibile a stare ferma e dopo che aveva giocato con gli oggetti spinge con le gambette, ma questo viene trasformato in una interazione, cioè il suo momento di rifiuto iniziale, perché lei ha mostrato la sua, volontà non lo posso dire, però il fatto che in quel momento non fosse proprio quello che desiderava, in verità sarebbe potuto diventare un momento di allontanamento, perché spesso il genitore di fronte al bambino che si perestende, che si gira, dice vede non lo vuole fare, subito, la prima cosa è vede non lo vuole fare. In verità anche una cosa del genere può diventare interazione, può diventare, a me ricorda tanto la melodia cinetica, perché in verità nel momento in cui il movimento crea un ritmo e su quel ritmo si costruisce qualcosa che poi fra un po' diventa linguaggio, la cosa bella è che a un certo punto la bambina inizia a vocalizzare in un modo
carinissimo anche nell'interazione. Quindi, visto questo spezzone, vi faccio vedere, e vedete che l'aggancio c'è, dal punto di vista interattivo, anche se lei spinge, fa, però è assolutamente stabile, con lo sguardo non mi muove mai. Guardate come non avviene, l'aggancio, l'ingaggio più che l'aggancio, l'ingaggio emotivo, non avviene. Tant'è che la mamma, che chiaramente ha una struttura di personalità molto fragile, a un certo punto chiede al papà di interagire con la bambina perché lei non ce la fa. Ora, al di là dell'infant research, di tutti gli esperimenti, il video, il non video, i tempi, non tempi, in qualunque momento della nostra clinica di queste cose le possiamo osservare. Ma sostanzialmente è difficilissimo riuscire a creare un'interazione, e io che ho visto la bambina un mese prima e un mese dopo, vi dico che purtroppo si è destrutturata la sua interattività, nel senso che come era prima e come è diventata dopo, stando lì, è stato uno degli elementi per i quali con molta sofferenza alla fine il tribunale ha deciso di toglierla a loro, ma perché non, diciamo, continuano a questa bambina purtroppo passerà in una casa. Allora, il tribunale deciderà se affidarla prima alla zia, perché la decisione in questo momento è fra l'affidamento a una zia o una casa famiglia per un'adozione immediata, perché è molto piccola. Anche se c'è il periodo di recupero, ma loro non stanno seguendo bene tutto quanto, il SERD non li riesce a... Insomma, c'è tutto un quadro, questo è un quadro molto complesso, ma a me interessava mostrarvi come questo è innegabilmente un non avvenuto aggancio in una bambina che può relazionarsi, ed è un evitamento che la bambina fa già a 3 mesi di qualcuno che non si sintonizza con lei, sostanzialmente. Un disagio. Allora, quello che poi appunto ho fatto con i genitori è stato quello di, chiaramente io poi ho ripreso la bambina, le ho dato l'oggetto anche mentre stava con la mamma, cioè ho cercato di portare la mamma qui ora gradualmente ad accoglierla e a rilassarsi per entrare con lei, con la bambina, in una maggiore sintonia. Loro facevano continuamente riferimento ai giochini, come se spostando sull'oggetto si risolvesse il problema. Abbiamo ripreso il giochino, ovviamente la bambina col giochino immediatamente lo guarda perché aveva mostrato l'interesse anche prima, ma quello su cui dovevamo lavorare era sicuramente l'aggancio con la mamma. Quindi poi abbiamo continuato a tentare questa interazione. Nel frattempo ho dato loro tutta una serie di indicazioni di stimolazione posturale, di stimolazione manuale, anche rispetto alla sintonizzazione. Quello che dicevo è che loro sono molto irruenti nel loro modo e continuano a non dare tempo anche alla bambina di elaborare nulla. Chiaramente quello che dicevo è: dovete darle un tempo per poter voi comprendere il suo bisogno, se no date tutte delle risposte che non rispondono al suo bisogno di quel momento, ma rispondono a un'idea di un bisogno che non è. Qui chiaramente, anche ovviamente per valutazione, ho rifatto la prova per capire se lei rientrasse in aggancio. E qui è il momento in cui lei ricomincia a vocalizzare. Guardate, è stato dolorosissimo per me. Cioè, non so come dire. In realtà purtroppo non mentalizza così tanto.
È una donna, è una ragazza molto intelligente, ma ha un tale disturbo di personalità che praticamente, come è arrivata alla tossicodipendenza, come è arrivata a stare con quest'uomo, che è un altro caso tutto da discutere, allo stesso modo dovrebbe essere accompagnata nel processo, diciamo, di maternale, cioè lei dovrebbe crearselo ancora quello spazio mentale dell'essere madre. Lo è, oggettivamente lo è. E qui è quando lei inizia a vocalizzare, a fare tutti questi suoni, però è tanto importante a quest'età capire dove stanno andando, perché poi a 2 anni rischiamo tutti di fare una diagnosi di spettro autistico, tutti, nessuno escluso. Tremenda, è devastante. Chiaramente qui il tentativo era di stabilizzarla il più possibile anche dal punto di vista, vedete, lei a un certo punto ha iniziato anche la ricerca un po' autoconsolatoria, e questo va bene e ci può stare. Anche questo può essere un momento in cui lei si tranquillizza da sola per aiutare la mamma a sintonizzarsi a lei in quel momento in cui è come se un pezzo lo fa la bambina da sola e un pezzo lo fa la mamma, ma anche quella è una riparazione di una rottura che è avvenuta, quindi comunque possiamo approfittare di... Certo, ripeto, questa è una situazione particolare e particolarmente a rischio, dove però la bambina non ha un danno legato, cioè non ha un danno nell'interattività, nell'intersoggettività o nel movimento legato al fatto di avere fatto metadone, di essere stata in gravidanza in quel modo, di essere prematura, perché lei le competenze le ha. Ma se l'ambiente non le risponde, purtroppo le può assolutamente inibire fino al punto quasi da non averle. Va bene, niente, era giusto per... Va bene, direi che può bastare.